Benvenuti a Motore Salute Europa. Le malattie reumatiche non vanno sottovalutate e a livello europeo ci sono dei nuovi studi. Abbiamo intervistato per voi la presidente di Alomar e anche il dottor Gattinara che ci parla di come sono cambiate anche le diagnosi e le cure per le patologie reumatiche infantili e dell'età pediatrica. Sentiamo che cosa ci hanno detto. Qual è la problematica più acuta per chi ha una patologia reumatica? Il reperimento farmaci oppure capire la diagnosi dove deve essere fatta e quindi quali sono i punti di riferimento a livello regionale, nazionale ed europeo? Allora, la diagnosi precoce è sempre il tasto dolente perché purtroppo i medici di base non sempre sono così preparati da riuscire a capire quando è necessario inviare il paziente dal reumatologo. Quindi per fare una diagnosi precoce bisogna arrivare in tempo utile per poter avere poi una terapia adeguata. Le patologie reumatiche nell'età pediatrica, che tipo di diagnosi hanno? Allora, le patologie reumatiche in età pediatrica sono non così frequenti come quelle dell'adulto, però sono altrettanto importanti. Sono soprattutto rappresentate dall'artrite idiopatica giovanile, una patologia molto invalidante, potenzialmente molto invalidante, che oggigiorno si riesce a curare sicuramente in modo molto più efficace rispetto a un tempo, con nuovi prodotti, soprattutto con farmaci biologici, ma anche con le vecchie terapie precedenti con gli immunosoppressori, con i cortisonici e gli antinfiammatori. Tutto questo corredo di terapie al momento attuale offre sicuramente delle prospettive sulla qualità della vita di questi bambini e quindi anche sull'andamento della malattia sicuramente molto più efficaci e quindi molti di questi pazienti hanno possibilità di arrivare al fine del percorso nell'età adulta con forse anche una guarigione effettiva dalla malattia o comunque con diciamo pochi danni. Ecco, a livello europeo quanto le modifiche nei farmaci hanno potuto migliorare la qualità di vita dei pazienti pediatrici? Moltissimo, come le dicevo, soprattutto dal 1999, quando in pratica in Italia, alla Gaetano Pini dove lavoro, sono state introdotte le terapie biologiche, la qualità della vita di questi bambini è cambiata in modo molto, molto radicale.